dispute with the director, Paul Schrader, is not a good report, and so I asked to be to leave. And the third one was Officer in General was written for me, but believe it or not, I became a real jet pilot instead of doing the movie. because sometimes I like life, you know, to experience life instead. In realtà non è un'offerta che ho rifiutato, semplicemente non ho potuto interpretarlo per via di altri obblighi di natura contrattuale, di altri problemi che avevo. Per il secondo film l'ho rifiutato perché ho avuto una lite, ho discusso con Paul Schrader, con il regista, e a quel punto non avevamo un buon rapporto e ho deciso, quindi ho chiesto di andare via. Per il terzo, Ufficiale Gentiluomo, che era stato scritto per me, però, che ci crediate o meno, ho preferito la vita, in quel caso, al cinema, perché sono diventato un vero pilota di jet invece di interpretarlo. Chicago, grande! Chicago was my fault. Chicago è stata colpa mia. Because I was offered it three times, and the stage show. This is very interesting, but very it's important the details. When I saw, ha detto. Perché mi è stato offerto tre volte. Okay. L'opera teatrale, la pièce teatrale, questo è molto importante perché i dettagli sono importanti. Quindi proseguiamo. Sì. So. Quindi. I love you. I love you. So what happened was I grew up in an era where women loved men. Sono cresciuto in un periodo, in un'era in cui le donne amavano gli uomini. Believe it or not, you know, Elizabeth Taylor, Sophie Loren, Jane Fonda, they loved men. Bridget Bardot loved men. So Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Bridget Bardot amavano tutte gli uomini. Yes. So I see a stage show called Chicago, but the women hate men. Vedo questo show in teatro, Chicago, dove le donne però odiano gli uomini. So the producer of Miramax said, offered it three times, and I was not bright about this, but instead of having a meeting about the movie and where they wanted to change this idea, I just thought they were going to do a movie about women that hated men. So I said no three times, and then I see the movie and they made the characters so much more filled with heart. You fell in love with the women and you understood why they were unhappy. But the play in New York was very different. It was, you know, very angry about men, but the movie was not. I mean, it was, but it was softer. So I wish that I had met with the director, and I wish that I had actually gotten smart and said, well, what's your take on this? But I didn't, and so anyway, my fault. Chicago è stato in effetti colpa mia perché mi è stato offerto per ben tre volte, però io non sono stato sufficientemente intelligente, non ho richiesto un incontro con il regista o comunque con chi lo stava realizzando per cercare di capire dov'è che volessero modificare eventualmente il film rispetto alla pièce teatrale. Ho semplicemente pensato che nella pièce teatrale le donne odiavano gli uomini, quindi per ben tre volte ho rifiutato di interpretarlo. Poi però ho visto il film e mi sono reso conto che invece c'è molto più cuore, molto più pieno di sentimenti, di cuore, e capisci anche, e alla fine ti innamori delle donne, capisci anche perché loro sono arrabbiate, ce l'hanno con gli uomini, mentre la pièce teatrale, quella che avevo visto a New York, era completamente diversa. Le donne erano arrabbiate con gli uomini, ma non si capiva, non c'era una spiegazione, il film era molto più morbido, molto meno duro in questo senso. Quindi è stata mia colpa mia, perché avrei dovuto essere più furbo, più intelligente, chiedere di incontrarli e invece non l'ho fatto. Maybe.
Vice mia, ti ha mai ringraziato? No. But Tom Hanks didn't either, and I did Splash. I was offered Splash, and so I have a different relationship with Tom, so it's good. Tom Hanks neanche mi ha ringraziato, mi avevano offerto anche Splash, però comunque io con Tom ho un rapporto diverso. Vediamo la quinta sequenza, è di un regista che abbiamo citato poco fa, uno dei grandi poeti dello schermo.